Qual è stato il passato di Boltin? Perché il guerriero ha deciso di intraprendere la via della luce? E da quale evento ha avuto inizio la sua crociata personale? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Boltin è stato da subito uno dei miei personaggi preferiti. Reperibile nel suo personale Blitz Deck di Monarch, questo campione mi ha colpito per un piccolo particolare che lo rende diverso dagli altri suoi colleghi presenti in FAB. Sì, perché a differenza delle guerriere Kasai e Dorinthea, che hanno un tratto puro, nate e addestrate per combattere, Boltin è sì un guerriero, ma che serve la luce. Essendo infatti un Light Warrior, Boltin ha la possibilità di servirsi delle forze del bene per sopraffare gli avversari, proteggendo in primis i deboli, che sono la sua principale preoccupazione. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra entro 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme la storia di Boltin, partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare alla consacrazione definitiva a Guerriero della Luce. Andiamo a dargli un'occhiata. Molto oltre i confini di Solana si trovano i regni settentrionali, una vasta distesa di terra divisa tra antiche famiglie che governano sotto lo sguardo vigile e distaccato della Città della Luce. Boltin è nato nella nobiltà, cresciuto con la consapevolezza che avrebbe ereditato le terre di suo padre. Nonostante il suo status elevato, il giovane Boltin era più interessato ai racconti di sua nonna su Solana, con i loro nobili cavalieri, le strade scintillanti e una grande biblioteca di conoscenza. Il piccolo e serio ragazzo col tempo divenne un giovane fermo, disilluso dai nobili egoisti e assetati di potere che governavano le terre circostanti. Mentre erano intrappolati dall'ombra, dilettandosi nei loro giochi oscuri e viziosi, Boltin osservava le loro ossessioni narcisistiche e si disperava. Alla sua ascesa, Boltin prese con riluttanza il ruolo di suo padre, ma era determinato a forgiare un nuovo percorso. Fu solo pochi anni dopo la morte di suo padre che un gruppo di onorevoli cavalieri arrivò nelle terre di Boltin. Vennero ad offrire aiuto alla gente comune, portando le benedizioni della luce e la notizia di una terra dove tutti potevano vivere liberi. I racconti dei cavalieri su una città bella e luminosa riaccesero la passione d'infanzia di Boltin per le storie di Solana, così accuratamente alimentate da sua nonna. Ispirato, scelse di lasciarsi casa alle spalle, rinunciando al suo status di signore per intraprendere un pellegrinaggio a Solana, dove avrebbe potuto dare un nuovo inizio alla sua vita. La città lo accolse come uno di loro, un figlio della luce che finalmente torna a casa, e Boltin iniziò presto il suo addestramento con la mano del sole. Tra i loro ranghi incontrò Eirina, una chierica dai capelli scuri e gli occhi verdi e brillanti. La sua gentilezza e grazia lo incantarono sin dal primo incontro e, una volta completato il loro addestramento, si ritrovarono presto nella stessa squadra, condividendo assieme del tempo tra una missione e l'altra nei Campi d'Oro. Insieme, cavaliere e chierico formavano una squadra quasi inarrestabile.
Fornivano protezione e guarigione a tutti coloro che incontravano, combattendo al fianco del loro gruppo alla luce del sole e trascorrendo le notti sul carro d'oro, parlando e ridendo insieme agli amici. Boltin ed Irina viaggiarono insieme per molti anni e la loro sintonia sbocciò infine in un matrimonio devoto. Col tempo ebbero un bellissimo bambino che chiamarono Aios. Attesero con impazienza il giorno della cerimonia del risveglio del loro primogenito, sperando che la luce lo guidasse nella mano del sole. Tuttavia, si stava rapidamente diffondendo la voce di piaghe inarrestabili, culti catastrofici e la più oscura delle magie nelle terre circostanti, con rituali aberranti che versavano il sangue di innocenti in cambio di potere grezzo. Boltin era in missione nei Campi d'Oro quando il nemico colpì, scatenando un devastante assalto alla città di Solana. Non appena appresa la notizia, Boltin corse a casa, ma arrivò troppo tardi per salvare Irina. Essa cadde difendendo la popolazione, fatta a brandelli da una delle bestie dell'ombra nel tentativo di aprire una breccia nel santuario interno. La sua unica consolazione fu che Aios era stato risparmiato, tenuto al sicuro all'interno del Solarium, mentre altri combattevano coraggiosamente per difendere la città. Distrutto dalla disperazione e provando un intenso dolore, Boltin vagò per la città in stato di stordimento. Nel tentativo di riprendersi, cercò la sua vecchia amica al carro d'oro, Minerva, che sapeva avrebbe compreso la posizione in cui si trovava. E la trovò. Ella conosceva fin troppo bene il peso del dolore e, vedendolo, diede al guerriero un suggerimento. Come membro dei gemelli, gli raccontò di un piccolo gruppo all'interno della Mano del Sole che operava come lei, lavorando per scovare e distruggere l'ombra prima che essa potesse danneggiare la gente di Solana. Vestendo i panni dell'inquisitore, avrebbe potuto aiutare a impedire a chiunque altro di incontrare la stessa sorte di Irina. Mentre cresceva nei regni settentrionali, Boltin aveva sentito voci sulle magie oscure che alcuni praticavano. Se qualcuno avesse compreso da dove iniziare la ricerca per combattere l'ombra, quello sarebbe stato lui. Eppure Boltin esitò. Se avesse accettato il ruolo di inquisitore, si sarebbe allontanato dalla città per mesi, forse anni, tuffandosi nel cuore delle ombre, il luogo dove non era sicuro avrebbe fatto ritorno. Aios aveva già perso sua madre. Boltin poteva rischiare di privarlo anche di suo padre? Poteva correre il rischio di cadere in battaglia e lasciare suo figlio orfano? Poteva trovare il coraggio di guardare nelle multiforme oscurità di Wraith e non perdersi dentro di loro? Sarebbe riuscito a mantenere la sua ferma fedeltà verso la luce anche mentre avrebbe visto il peggio dell'umanità? Poteva davvero mettere da parte il suo dolore e dedicarsi a cercare le ombre per disperderle? Pieno di dubbi, Boltin cercò le parole dei Magister, sperando che potessero portare un po' di pace nel suo cuore appesantito dai pensieri. Dirigendosi verso la biblioteca dell'Illuminazione, entrandovici, udì le parole di un giovane studioso che raccontava le leggende degli Araldi, esseri leggendari che vegliavano sul popolo di Solana. Gloriosi ed eterei guidavano tutti coloro che percorrevano il sentiero della luce, guardiani sia dei vivi che dei morti. Incantato dalle storie di questi esseri così potenti e straordinari, Boltin si ritrovò al cospetto di una potente visione. Bellona, l'araldo di Wortun, apparve davanti a lui con le ali in fiamme, brandendo una possente spada d'oro brunito. L'araldo poi rivolse il suo sguardo verso la terra che si estendeva sotto le sue ali e vide come quella stessa terra si trasformava in cenere e polvere, trasformando tutti gli esseri viventi che avvizzivano sotto il peso dell'ombra. Mentre l'oscurità si diffondeva sulla terra, l'angelo alzò la spada sopra di sé, evocando la luce del sole. La stella illuminò una piccola figura che stava al riparo delle ali di Bellona e fece brillare lo splendente sorriso di Aios. Per un momento, Boltin giurò di aver sentito il sussurro della voce di Irina echeggiare nelle sue orecchie e di aver intravisto le sue mani guaritrici tese, pronte ad aiutare i bisognosi. In un istante, Boltin ricordò per cosa aveva combattuto e l'oscuro destino che attendeva tutta Wraith se la luce fosse caduta. La benedizione di Bellona rafforzò il suo cuore ed egli decise ancora una volta di intraprendere il sentiero che gli si mostrava davanti. Non gli importava il prezzo,
non gli importava cosa gli si fosse frapposto sulla strada. Giurò ciecamente in quel momento che avrebbe sostenuto la luce. Mentre infuriava la guerra tra bene e male e i soldati della cittadella combattevano per difendere la loro nobile patria dall'assalto del terrore, a Boltin fu affidato il ruolo di inquisitore e fu nominato capo di un piccolo gruppo incaricato di perlustrare le terre del male. Nel frattempo che i cavalieri di Solana venivano impegnati sul fronte di una feroce battaglia, combattendo per proteggere i villaggi dei Campi d'Oro, lui e i suoi compagni avrebbero cercato i precursori dell'ombra, coloro che si erano macchiati del sacrificio di vite innocenti nel tentativo di ottenere potere. Rafforzato dalla stessa benedizione di Bellona, Boltin impugnò ancora una volta la sua spada e iniziò a combattere non solo per il bene di suo figlio Aios, ma per tutti coloro che giurò di proteggere, determinato a liberare la terra dell'ombra e difendere la sua città splendente. Con Eirina sempre nelle sue preghiere, si avventurò in una missione per sconfiggere i nemici di Solana, con l'intenzione di fermare i signori della morte e la loro corruzione, proteggendo così il popolo dagli orrori della guerra. E così ha avuto inizio la storia di Boltin, un guerriero che, dal dolore proveniente da un grave lutto, ha trovato la forza e tracciato uno scopo di vita, pronto ad ergersi come baluardo di speranza e salvezza al servizio degli innocenti. Chissà se l'oscurità un giorno verrà dissipata una volta per tutte, liberando Wraith da un pesante fardello. Solo sconfiggendo un terribile nemico dopo l'altro, Boltin riuscirà sempre più ad avvicinarsi al suo scopo e far trionfare la luce. E voi avete mai indossato i panni di questo campione durante le vostre battaglie nell'arena? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.